Siamo al centro Ismolas Golf, primo trofeo All in One organizzato dal Rotary Club Cagliari con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della lotta alla poliomielite. L'obiettivo è quello di raccogliere appunto risorse per acquistare 40.000 vaccini anti-polio, dunque un'iniziativa davvero importante quella organizzata dal Rotary Club Cagliari a capo del progetto Domenico Nico Porcu. Si parte primo dal T della 1, si partirà alle 8:10, l'ultima partenza invece alle 13, insomma una giornata di grande golf qui in Sardegna, la gara più seguita e soprattutto dal successo più elevato in tutta la Sardegna, 120 gli iscritti, tanti anche golfisti in lista d'attesa, insomma a sperare che si liberi qualche posto per poter prendere parte alla gara sulle 18 buche qui a Ismolas, davvero un'iniziativa da ricordare per la finalità, insomma, assolutamente onorevole. Massimo Scamponi, starter qui sul circolo, sulle 18 buche del circolo di Ismolas. Allora, lei vede tutti quelli che partono, ragazzi più giovani, meno giovani. Quali sono le sensazioni che ha carpito proprio sul T della 1? Innanzitutto una giornata stupenda che coronerà senz'altro un avvenimento come questo sponsorizzato dal Rotary nel modo migliore. Ci sono 120 giocatori in partenza. Già dalle 8 di stamani stiamo procedendo a far sì che la gara si svolga nel modo migliore. Termineranno le partenze intorno alle ore 13 e proseguirà il gioco fino a verso le 19 di stasera, poi quando ci sarà un rincontro con tutti quanti i giocatori presso la clubhouse. Un suo favorito? Ma non posso esprimere un giudizio di questo tipo, per me sono tutti uguali, tutti identici e meritano tutti un grande applauso perché sono intervenuti in questa gara. Thank you.
Alberto Cocco-Ortu del Rotary Club Cagliari, al quale voglio chiedere subito una sensazione di una bellissima giornata di sport, ma anche ovviamente di beneficenza con la raccolta fondi che adesso ci spiegherà. È davvero, insomma, un gran successo per questa giornata che davvero rende orgogliosi. Noi siamo molto contenti. Il Rotary ormai da svariati anni sta combattendo la poliomielite nel mondo, siamo a un passo dalla completa eradicazione e noi con questa raccolta fondi contribuiamo a raccogliere appunto i soldi per poter comprare i vaccini per curare i bambini, prevenire la poliomielite nel mondo. E siccome manca pochissimo, noi diciamo che manca un tanto così per l'eradicazione della polio, con questi contributi riusciremo probabilmente a eradicare completamente la poliomielite da tutto il resto del mondo in poco tempo ormai. 120 iscritti, overbooking per la gara, numeri importanti come sono importanti i numeri relativi ai vaccini per i quali si vogliono raccogliere i fondi. 40.000 vaccini sono davvero tanti, proprio per limare ciò che proprio manca per risolvere il problema del tutto. Sì, è davvero una grande soddisfazione per chiunque, credo, sapere di poter contribuire al fatto che i bambini non si ammalino e magari un bambino o due bambini o 10 bambini possono, grazie a questa cura, a questa prevenzione, poter arrivare a risultati che magari senza questa cura preventiva non potrebbero mai raggiungere. Sono con Stefano Arrica, presidente della Federgolf Sardegna, di ritorno dal green della 18. Innanzitutto, come sono andate queste 18 buche qui a Ismolas? Direi, come posso dire, male, bene, male nel senso che non ho fatto un bel giro, però divertente, bello. Non mi alleno mai, per cui questo è un gioco che bisogna assolutamente curarlo con gli allenamenti. Non ho il tempo e per cui non posso chiedere di più. Era importante però esserci, un'iniziativa importante, l'abbiamo parlato con tutti gli ospiti che qui, insomma, ci circondano e ci ospitano nel circolo di Ismolas, iniziativa davvero importante e numeri importanti proprio dal punto di vista sportivo per quanto riguarda gli iscritti, per quanto riguarda anche la qualità che abbiamo visto sui green e sui fairway. Era importantissimo, devo fare un complimento vivissimo al Rotary, tanto per quello che fa, per come si impegna su queste problematiche, su queste situazioni, chiaramente dove il golf e comunque lo sport può fare tanto. E devo fare un applauso a Nico Porcu, mio amico, che ha organizzato quasi da Ryder Cup, un'organizzazione di un anno. Devo dire che non siamo abituati all'attenzione, bravi, continuano così, perché se va così ne faremo tante gare, tra l'altro un numero importante, una qualità importante di giocatori di sabato, che non è semplice portare a giocare le persone il sabato, perché generalmente si gioca la domenica nei circoli, nei periodi non estivi, per cui bravissimi, siamo qua a seguirli, quando vogliono la federazione sarà sempre al loro sostegno, personalmente e tutta l'organizzazione della Federazione Italiana Golf Sardegna. Obiettivi per il futuro, visti anche i numeri che oggi possiamo certificare? Intanto dovrei tirare la giacchetta alle istituzioni, perché bisogna fare qualcosa per il golf, perché il golf destagionalizza il turismo golfistico, che è un turismo ricco, quello che serve sicuramente per il nostro turismo. E per cui una legge sul golf che
ovviamente ho letto che è stata soppressa, farne un'altra, continuare a credere a questo sport, a credere a tutto quello che Sardegna può dare spazio appunto al turismo in periodi chiaramente non convenzionali. Quello che faremo noi è continuare a promuovere, a fare le nostre iniziative chiaramente federali, che sono i nostri campionati dove noi ci impegniamo a tirar fuori giocatori di golf e risultati nelle nostre varie tappe itineranti per la Sardegna, in tutti i circoli, e continuare a patrocinare e a star dietro appunto anche a questo famoso turismo da destagionalizzare, perché è importante. I numeri tra l'altro sono incredibilmente in aumento, i tesserati in Italia sono rimasti gli stessi visto anche la crisi, e questo è un enorme successo. In Sardegna idem come in campo nazionale. Cerchiamo di allora di fare qualcosa in più tutti quanti, noi ci siamo. Potevano mancare anche i più giovani qui in gara a Ismolas, al mio fianco Alberto Porcu e Francesco Vincis. Alberto, di ritorno dall'ultima buca, sensazioni, insomma, grand performance. Sì, è andata bene, il campo era bellissimo, un sacco di persone, sono contentissimo anche perché ho giocato bene, c'era quasi un'area di festa, se non di una grande famiglia. Senti, i prossimi obiettivi per la tua carriera, ma guardando magari più vicino alla, insomma, a questa tua stagione che sta iniziando in queste settimane? Di sicuro scendere di handicap il più possibile rispetto a quello che ho adesso e provare a puntare a premi più alti, come magari qualche primo lordo o primo net anche di prima categoria. Francesco, com'è andata? Beh, è andata bene, siamo puliti un po' male, poi ci siamo ripresi nelle seconde 9 buche. Il campo era molto bello, una bella giornata e tanti partecipanti, speriamo di vincere. Senti, sei in partenza per Roma, un'altra bella esperienza, cosa ti aspetti, quali sono le sensazioni e cosa ti porti anche in valigia dall'esperienza di oggi a Ismolas? Beh, oggi ho patato abbastanza bene, dunque speriamo di patare bene anche lì. Il campo lo conosco già e speriamo di fare una buona prestazione pure lì.
Sono con Roberto Pappalardo, presidente del circolo di Ismolas. Una bellissima giornata di golf, una bellissima giornata di beneficenza, overbooking per la gara che si sta svolgendo sulle 18 buche del circolo. Le chiedo subito quanta soddisfazione c'è nel vedere davanti a noi questo bello spettacolo a 360 gradi. Sì, è veramente una bellissima manifestazione, scopo naturalmente meraviglioso, e niente, diciamo che la manifestazione è pienamente riuscita, con moltissimi giocatori in campo, un overbooking per la cena di stasera, quindi diciamo pieno merito all'organizzazione Rotary. Numeri importanti, numeri che possono in qualche modo anche indurre a pensare ancora più in grande. Già, insomma, il circolo di Ismolas ha ospitato, insomma, non sta a me ricordarlo, tornei davvero davvero di altissimo livello. Ecco, il futuro com'è? Cosa ci può riservare? Sì, Ismolas, sia nel passato, nel presente, ma anche il futuro è roseo. Ismolas ha ospitato 4 campionati internazionali d'Italia, gli Open d'Italia, Volvo Master, insomma tutte le massime manifestazioni golfistiche, e tra l'altro il tracciato è sempre riconosciuto come uno fra i più belli del Mediterraneo. Chiaramente il futuro è roseo, speriamo che sia prossimo con questo grande progetto che si dovrebbe iniziare a concretizzare nei prossimi mesi. C'è qualcosa che si può migliorare per crescere, insomma, cosa manca? Al di là del solito discorso delle risorse economiche, però qualcosina che magari lei si prefigge anche come obiettivo? Ci sarebbero tante cose per crescere, dobbiamo crescere. Devo dire che tante cose dipendono da noi, ma altre tante dipendono purtroppo non da noi. I trasporti ci penalizzano in maniera importante, perché tra l'altro il golf sarebbe quello che tutti si auspicano, l'allungamento della stagione. Da tutto il nord Europa verrebbero qui e verrebbero volentieri qui a Ismolas, perché appunto è ben conosciuto, da metà settembre a metà maggio. Purtroppo proprio in quella stagione mancano completamente i voli, quando devono arrivare sono orari improponibili, contro invece tutti i nostri competitor, Spagna, Marocco, Nord Africa, eccetera, dove hanno i voli diretti sempre. Un obiettivo può essere anche la destagionalizzazione del golf, no? Si sta oggi gareggiando, diciamo, fuori stagione, tra virgolette. Questo può essere un obiettivo anche per il futuro. Ma è questo l'obiettivo? Il golf è destagionale proprio perché il Nord Europa, che vanta milioni di golfisti, verrebbe esclusivamente nella media e anche bassa stagione, perché in alta stagione se ne stanno nei loro campi, possono giocare nei loro campi, quindi li stanno. Quindi è solo sviluppare il golf, questo dovrebbe essere l'obiettivo. Non potevamo non concludere questa bellissima giornata di golf e solidarietà nel circolo di Ismolas con il dottor Domenico Porcu, socio del Rotary Club Cagliari, anima di questa giornata davvero da ricordare dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista dei personaggi che insomma abbiamo visto lungo le 18 buche. Allora, quali sono le sensazioni, quanto è
orgoglioso anche della riuscita di questa giornata che ancora non è conclusa. Grazie, è sicuramente per me un momento di gioia, di grandissima emozione, perché ho veramente avuto il riscontro che cercavo per quanto noi abbiamo voluto immaginare. Lei ha detto esattamente solidarietà, amicizia, partecipazione. Oggi abbiamo avuto 120 giocatori iscritti, che diciamo è il massimo che il campo avrebbe potuto oggi contenere. Tantissimi amici che hanno voluto festeggiare con noi, hanno voluto condividere con noi la All in One for End Polio Now. Non è un titolo che abbiamo, un nome che abbiamo dato a caso alla nostra gara. All in One penso che sia il sogno di ogni giocatore di golf, cioè fare buca in uno. Diciamo che noi abbiamo voluto parlare di All in One per il nostro progetto. Oggi questa giornata doveva essere una All in One, cioè dovevamo fare centro al primo colpo. E penso che, appunto, come ha detto lei, non dovrei dirlo io, dovrebbe chiederla ad altri, però penso che invece sia stata proprio una giornata importantissima per il Rotary, per il nostro progetto e, ripeto ancora, soprattutto per la solidarietà. Solo giocatori sardi nelle 18 buche qui di Smolas? No, abbiamo avuto anche una partecipazione di giocatori, soprattutto rotariani in questa occasione, provenienti dalla penisola. E questo devo dire che da sardo mi rende felice, perché al di là di quello che naturalmente è stato lo scopo principale di questa occasione, di questa manifestazione, automaticamente abbiamo promosso anche il territorio. Appunto, lei prima diceva nel bellissimo campo di Smolas, è vero, Smolas è sicuramente uno dei campi da golf più belli d'Europa. Abbiamo le magnifiche spiagge di questa zona, sono sicuro, anzi già tantissimi amici rotariani mi hanno detto: Nico, torneremo da te, da voi in Sardegna, perché è sicuramente una terra meravigliosa. Quindi spero che possa anche questo contribuire, comunque occasioni come queste, anche a promuovere il territorio. Abbiamo infatti anche ricevuto il patrocinio del comune di Pula, che sicuramente si è sentito piacevolmente coinvolto in questa nostra iniziativa. Ora che parlo di patrocinio, mi fa piacere comunque anche ricordare il patrocinio della Fellowship Golfisti Rotariani, si chiama AIRG, Associazione Italiana Rotariani Golfisti, che riunisce tutti i golfisti rotariani di tutta Italia. Infatti tanti giocatori oggi, appunto, sono giocatori provenienti dall'associazione. Abbiamo avuto il patrocinio infine anche della delegazione della Federazione Italiana Golf. Posso concludere dicendo: abbiamo promosso il Rotary, o meglio la nostra iniziativa, l'End Polio. Abbiamo promosso il territorio e fatto conoscere un po' di più anche il gioco del golf. È molto bello anche pensare una cosa: nel gioco del golf, quando si esegue il movimento atletico dello swing, il bastone da golf descrive nello spazio una circonferenza. La ruota del Rotary è una circonferenza, ma anche quando noi abbracciamo una persona con le nostre braccia, descriviamo una circonferenza. Questo è simbolicamente l'abbraccio che voglio dare per ringraziare veramente tutti gli amici che hanno partecipato a questa nostra manifestazione, con l'augurio che si possa ripetere negli anni. Ricordiamo anche la finalità, appunto, visto che abbiamo parlato di solidarietà, quello di raccogliere fondi, risorse per 40.000 vaccini antipolio. Questa davvero è la vittoria più importante, al di là poi delle premiazioni post 18 book. Sì, sicuramente è un progetto molto ambizioso che iniziò tantissimi anni fa il Rotary, certamente non da solo, perché a questo progetto, cioè quello alla definitiva eradicazione della poliomielite nel mondo, ha partecipato il Rotary International,
la fondazione Bill e Melinda Gates, moltissimi governi stranieri e tantissimi poi amici di questa iniziativa. Sicuramente in questo momento, anche perché sono comunque emozionato, ho appena finito di giocare a golf, sono rientrato adesso nella clubhouse e ho avuto il riscontro di quello che dicevamo prima, di una giornata di successo, come abbiamo detto già, di solidarietà. E quindi l'emozione è forte, non le nascondo che mi viene difficile parlare, perché è bellissimo poter immaginare quanto tutti insieme abbiamo fatto oggi, ma anche in tutto il mondo. I rotariani sono 1.200.000 in tutto il mondo e tutti insieme, legati dallo spirito di servizio che unisce i rotariani, il service above self, mettersi al servizio del prossimo al di là dei propri interessi personali. Credo che oggi, in giornate come queste, tantissime altre come queste, abbia trovato sicuramente la massima rispondenza. Allora, 120 iscritti, overbooking, l'evento con più successo in Sardegna, giovani e meno giovani, una grande giornata di sport, una grande giornata davvero di alto profilo per le finalità assolutamente da ricordare, ingredienti di un evento che abbiamo avuto il piacere di raccontarvi con le immagini lungo le 18 buche del bellissimo circolo di Ismolas, il miglior modo per questo battesimo golfistico su Diretta Sport, il miglior modo per darvi l'appuntamento ai prossimi speciali, ai prossimi eventi targati Diretta Sport.